un progetto di rilancio da attuare con una delibera da presentare in consiglio comunale. LeU, Forza Italia, Eboli 3.0 insieme per Eboli propongono un concorso internazionale di idee. La fascia costiera è uno dei temi principali non affrontati dall'attuale amministrazione, nonostante sia stata sbandierata nel programma elettorale. Oggi la maggior parte dell'opposizione è qui a ragionarne e discuterne, finalmente proponendo un deliberato serio, importante, puntuale, che vede al centro non solo la fascia costiera ma la città costiera. Le altre opposizioni hanno preferito fare strade diverse, così come la maggioranza ha completamente annullato il tema fino a oggi, in questi trascorsi 3 anni, nonostante si siano susseguiti 2 assessori al turismo. È importante riportare il tema della fascia costiera e della città costiera al centro del dibattito, che non è più dibattito politico ma diventa dibattito al di là di ogni appartenenza, poiché noi riteniamo che il tema fascia costiera sia un tema oramai divenuto un tema sociale per quanto riguarda la sicurezza del territorio, per quanto riguarda l'abbandono e il degrado ambientale. È un territorio fuori da ogni controllo, con una costante crescita di comportamenti illegali, di comportamenti illeciti. Manca un vero ad oggi progetto di sviluppo della fascia costiera. Si è fermi al PUC approvato un anno fa, ma di cui non si conoscono insomma i veri programmi di sviluppo. Siamo fermi ad un PUAD tenuto ancora nel cassetto. Non c'è una vera programmazione per quanto riguarda il ripristino del depuratore Coda di Volpe. Insomma, la situazione è completamente fuori controllo.